Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di... Uscire ed entrare dal tempo. Oggi vi voglio un attimo spiegare come fare per creare quelle illusioni ritmiche che a noi batteristi piacciono tantissimo e anche come fare a non avere problemi o comunque a salvarsi la vita nel momento in cui rischiamo di uscire dal tempo o fare qualche casino che ogni tanto capita. Quindi oggi vi voglio spiegare questa cosa. Il fatto di uscire ed entrare dal tempo, che poi non è che usciamo ed entriamo dal tempo veramente, ma cambiamo solo alcuni accenti per creare un po' delle illusioni che facciano sembrare che usciamo, ma in realtà siamo ancora lì e sappiamo bene cosa stiamo facendo. Però questo non deve essere un modo per creare il panico nella band, cioè se andiamo a suonare non dobbiamo cercare di remare contro gli altri componenti della band perché noi vogliamo fare i figli e quindi rischiare tante volte di metterli in difficoltà. Ma questa deve essere una cosa musicale, quindi quando fate questo tipo di cosa di cui parleremo oggi, essere consapevoli di sapere fare queste cose, di essere tranquilli e di avere della gente che non va nel panico, che non uscirà di tempo, che non manderà tutto il pezzo a rotoli. Nel video di oggi voglio raccontarvi questo gioco, tra virgolette, che facevo per allenarmi su questo tipo di cosa, prima ancora di conoscere Gavin Harrison con i vari metodi Rhythmic Illusion, eccetera, 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 eccetera. Per prima cosa bisogna scegliere una canzone. Questa cosa si può fare anche col metronomo, ma all'inizio vi consiglio di mettervi una canzone e anzi di non mettervi tutta una canzone, ma se potete di mettervi solo un loop di una canzone, molto semplice in quattro quarti, tipo questa. Il gioco che facevo praticamente qual era? Era proprio quello di dire: ok, allungo il fill a caso, quando rientro sul tempo, ovviamente sarò sbagliato, non potrò rientrare sul tempo normalmente. E questa era proprio la difficoltà. La cosa di dire, in qualche modo, se sono sbagliato sul tempo, tra virgolette, quando rientro, devo cercare di mettermi a posto il prima possibile. Ovviamente all'inizio era un disastro, cioè facevo il fill, lo allungavo, suonavo magari il crash come per finire il passaggio e non sapevo assolutamente dove ero, quindi dovevo fermarmi e riprovare. Però pian pianino il mio cervello ha incominciato ad abituarsi a riconoscere dove ero all'interno della battuta, dove cavolo ero finito con quel passaggio, ovviamente avendo sempre come riferimento gli altri strumenti e il metronomo. Quindi la cosa che vi consiglio di fare all'inizio è di partire con qualcosa di veramente veramente molto semplice, anche solo tipo due colpi di rullante in più, quattro colpi di rullante in più, o comunque non andate già sui tom ma fate qualcosa di rullante o solo di charleston di rullante, in modo da non uscire troppo dagli schemi, ad esempio questo. Poi successivamente pian pianino cercate di spingervi sempre oltre e di fare cose sempre più difficili e sempre più lunghe. In questo modo vi incasinerete sempre di più, però come vi dicevo il vostro cervello si abituerà a capire dove siete all'interno della battuta, in modo tale da riuscire poi a riattaccarvi perfettamente col tempo e continuare di nuovo la canzone.
Quindi quello che vi ho fatto vedere oggi a che cosa serve? Serve principalmente a due cose. Per prima cosa, grazie a questo possiamo creare delle cose un po' strane, come vi dicevo, delle illusioni, che possono rendere la canzone o che possono rendere il momento della canzone un pochettino più interessante. E seconda cosa, ci può aiutare perché nel momento in cui magari stiamo suonando una canzone e sbagliamo qualcosa, ad esempio sbagliamo un fill che possiamo allungare o accorciare, perché magari in quel momento siamo sovrappensiero, può capitare, questa cosa ci può servire per recuperarlo tranquillamente al volo e quindi far sembrare questa cosa che abbiamo fatto, questo sbaglio che abbiamo fatto, una cosa pensata, una cosa fatta apposta. A me questa cosa è già capitata e funziona, ve lo assicuro. Io con questo la finisco qua, spero questa cosa vi sia stata utile. Se vi è stata utile fatemelo sapere qui sotto nei commenti, raccontatemi un attimo i vostri aneddoti, se per caso vi è già successo di avere problemi del genere, se per caso siete andati fuori tempo in un live e avete creato dei casini all'interno della band. Oltre a questo, mettete un mi piace, raga, mettetelo un mi piace. E iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina, cose, Instagram, Facebook, eccetera, eccetera, eccetera. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!